Lei è un'insegnante del liceo artistico di Lanusei, insegna il laboratorio di architettura. Il liceo artistico di Lanusei è famoso per una particolarità: il 20% dei ragazzi che frequentano il liceo sono disabili. Qual è la situazione nel vostro istituto? È una bella realtà, una realtà che dura da 15 anni, una bella esperienza di arricchimento per tutti, per noi docenti, per i cosiddetti non modotati, insomma per tutti, perché più che aver dato così ai disabili, sono stati veramente loro ad arricchirci, arricchire un percorso in sensibilità, in crescita per tutti. Quali difficoltà riscontra un liceo come il vostro e quindi come potrebbe migliorare la situazione? Ma difficoltà all'interno ormai sono tutte superate, come dicevo prima, insomma, per noi è normalità, ogni ragazzo ha il suo punto di partenza e quindi noi non facciamo altro che prendere atto di qual è la situazione così iniziale e successivamente insomma si lavora al miglioramento e i risultati li vediamo all'esame poi di maturità, perché veramente danno il massimo e si raggiungono veramente dei risultati fortissimi. Quello che a mio avviso e a nostro avviso va fatto è il dopo diploma. Ci deve essere, cioè le istituzioni devono lavorare per non tagliare questo percorso, per non tranciare un percorso virtuoso che la scuola fa con molto entusiasmo, con molta determinazione. Mancano i fondi, mancano i progetti, ci dobbiamo rendere conto che anche il disabile, cioè chi parte da una condizione insomma svantaggiata, può acquisire quelle abilità che sono utili per il proseguo e per il mondo del lavoro. È un'opportunità che va offerta come a tutti insieme.